dubbio un argomento che credo interessi la stragrande maggioranza degli uomini, tanto è vero che anch'io ne ho la percezione col mio lavoro in ambulatorio, perché da me vengono tante persone ovviamente per un problema di salute e dimagrimento generale, ma in tanti mi chiedono anche: ma non c'è la possibilità di avere per almeno una volta nella vita gli addominali, potermi vedere con gli addominali? Certo. Questo è ovviamente possibile tramite ovviamente un percorso che deve prevedere alimentazione, integrazione, allenamento generalmente, generico. E il problema quindi della pancia nell'uomo è un problema che è legato soprattutto a problemi ormonali e anche alimentari. Di conseguenza noi oggi purtroppo vediamo che veramente la stragrande maggioranza della gente ha la pancia. Non lontano futuro, se dovessero descrivere l'uomo del secondo millennio, dovrebbe essere descritto non come l'uomo vitruviano di Leonardo, ma uno con la pancia, perché hanno veramente tutti la pancia, e questa è una cosa drammatica. Ovviamente per questo discorso è fondamentale soprattutto un'alimentazione che oggi è molto sbilanciata nei carboidrati. I carboidrati aumentano l'insulina favorisce l'aumento del grasso, soprattutto poi addirittura in presenza anche di un altro ormone, cortisolo, ormone dello stress, che oggi tra l'altro quasi noi tutti siamo stressati, fa accumulare grasso proprio nel giro vita. E tra l'altro accumulo di grasso nella vita, nel giro vita, che in parte viene accumulato anche intraviscerale dentro, quindi non solo sottocutaneo, fuori, quello fuori è quello che nasconde gli addominali, quello dentro è quello che in realtà ha un effetto antinfiammatorio per predispone a malattie cardiovascolari, al diabete eccetera, quindi è un problema anche di salute, non solo estetico. Ma tornando invece a quella persona che non c'ha proprio la pancia, ma semplicemente magari le maniglie dell'amore, un po' di grasso a livello addominale, allora in questo caso un approccio basato su un allenamento specifico può aiutarlo ad arrivare ad avere quel livello di dimagrimento tale per poter far vedere gli addominali. Innanzitutto perché si vedono gli addominali bisogna averceli, quindi bisogna allenarli perché si sviluppi come muscolo in maniera che possa essere evidente, e poi bisogna abbattere quel grasso sottocutaneo che copre appunto gli addominali stessi. Come si può fare? Beh, senza dubbio, a parte il fatto che bisogna sempre fare un'alimentazione di un certo tipo con una restrizione calorica per tirare via il grasso, però è vero che l'uomo per vari motivi, anche a livello di recettori, fa fatica a perdere il grasso a livello addominale. E poi oggi, tra l'altro, la maggior parte delle persone fanno una vita sedentaria, sono sedute. Già essere seduti ti mette in una posizione dove la circolazione nell'addome è limitata, perché c'è proprio una compressione a livello delle vene mesenteriche addominali, magari anche la cintura stretta, che fa sì che ci sia una circolazione rallentata, cioè noi l'addome lo usiamo poco, se usiamo le braccia, usiamo al limite i polpacci, le gambe quando ci muoviamo, ma l'addome se non lo alleniamo in maniera specifica non lo usiamo mai, e proprio per questo motivo, non essendo stimolata la circolazione a quel livello, si tende ad accumulare grasso molto più facilmente lì. Quindi problema circolatorio abbinato alla situazione ormonale. La situazione ormonale la dobbiamo compensare limitando questi ormoni che fanno accumulare il grasso lì, cioè l'insulina, quindi alimentazione limitata nei carboidrati, e gestione dello stress, quindi diminuire il cortisolo. L'allenamento deve essere un allenamento finalizzato ad aumentare la circolazione dell'addome. Come? Quindi allenando gli addominali molto più spesso. Quindi ha senso a questo punto allenare gli addominali anche tutti i giorni, perché l'obiettivo non è quello di costruire un muscolo particolarmente ipertrofico, ma quello appunto di evidenziarlo, e anche qui all'interno di un circuit training che favorisca uno stimolo circolatorio generale che ulteriormente favorisce il dimagrimento. Anzi, addirittura, se uno potesse, sarebbe anche meglio allenare gli addominali più volte al giorno, cioè quindi quando ha la possibilità fare degli esercizi per coinvolgere gli addominali, o fare anche altri trattamenti che possono essere utilizzati sempre per stimolare la circolazione, anche elettrostimolo. Per esempio esistono anche delle creme che stimolano la circolazione, hanno anche un po' un effetto lipolitico, che messe localmente possono contribuire ulteriormente. Ovvio che non è pensabile che io uso la crema di dimagrisco, ma se uso tutti questi insieme alla fine l'effetto può essere quello di arrivare finalmente, certo, a vedere gli addominali, il cosiddetto six pack. Allora, allenando molta gente mi chiedono: io voglio fare gli addominali alti, io voglio fare gli addominali bassi, ho più bisogno di questo e di quest'altro, ma esistono gli addominali alti, gli addominali bassi?
No, beh, ma è una cosa abbastanza risaputa, non esistono gli addominali alti o gli addominali bassi. Parliamo per esempio del retto addominale, un muscolo che si inserisce nel processo xifoideo dello sterno fino alla sinfisi pubblica ed è un muscolo unico, quindi non c'è l'addominale alto o basso, ma che a seconda di come è fatto l'esercizio, ormai è dimostrato da studi elettromiografici e ecografici, noi siamo in grado di coinvolgere maggiormente una parte del muscolo piuttosto che un'altra. In maniera specifica, noi possiamo fare esercizi che coinvolgono la parte più alta dell'addome o la parte più bassa, quindi noi attiviamo comunque tutto il muscolo addominale, ma maggiormente la parte alta, la parte bassa, a seconda dell'esercizio che facciamo. Perfetto. Quindi quando si dice addominali bassi o alti è un termine scorretto, ma fa capire che noi possiamo lavorare più una zona piuttosto che l'altra. Tra l'altro io, nell'ambito del mio programma finalizzato al dimagrimento localizzato, consiglio di fare anche in questo caso come esercizio da inserire nel circuit training, come esercizio tipo aerobico, la cyclette orizzontale, ma con l'accorgimento che è quello che invece della pedalata normale, dove si enfatizza la fase di spinta, di enfatizzare la fase di tirata, dato che abbiamo i pedali, noi facciamo il movimento tirando alla rovescia, cioè noi facciamo lo sforzo nel momento in cui torna indietro praticamente il pedale, noi tiriamo. In questa maniera diventa un sollevamento del ginocchio verso il petto e quindi c'è un piegamento, un arrotolamento del bacino, piccolo crunch inverso, una specie di crunch inverso che sollecita principalmente la parte bassa del retto addominale. Perfetto, perfetto, io ti ringrazio.